Terza lezione, terza chiacchierata sull'Orfeo, eravamo arrivati al punto in cui la messaggera dice è morta, Euridice è morta, e Orfeo risponde: oimè. Sono molto interessanti le note che usa Monteverdi. È morta. Fa un, diciamo, se consideriamo un do maggiore, fa un 5-6, cioè va da sol si re alla do mi, però sol si re lo mette col si al basso. E qui ci si aspettava un do, e invece va alla do mi al sesto grado. Molto più adatto a ciò che sta dicendo. Invece di morta, affermativo, normale, quasi positivo, invece penultima nota dissonanza, una settima, e scende ad un semitono. E scendere ad un semitono è la cosa più triste che si possa fare in musica. Stranamente finisce su un accordo maggiore, ma per Monteverdi era importante quel semitono. Che questo fa diesis dell'Orfeo, oimè, serve a Monteverdi per questo cambio di colore, lo stesso accordo ma in minore, per il racconto della messaggera. In un fiorito prato. Quindi, evidentemente Monteverdi ci avrà pensato moltissimo. Era uno dei nodi, uno dei due nodi drammatici dell'opera. L'altra è quando Orfeo finalmente va all'inferno, riesce a prendere Euridice, portandola fuori, gli viene il dubbio: ma c'è o non c'è? Si volta, mentre invece gli avevano detto: la puoi portare fuori, ma non ti devi voltare. Si volta e lei torna nell'inferno, torna nella casa dei morti e gli dice quella bellissima frase: così per troppo amor, dunque mi perdi, mi hai amato troppo e mi perdi perché mi hai amato troppo. Allora, fa naturale di re minore. In un fiorito prato, con altre sue compagne. Qui siamo proprio recitativo puro, note dell'accordo. Fa, re, fa. Cogliendo fiori, cogliendo una nota dissonante rispetto all'accordo, per farne una ghirlanda. Bello, da re minore a sol minore, dal primo al quarto grado, ghirlanda le sue, e poi il re maggiore, chiome, invece di chiome, sono colori questi, non hanno una necessità musicale, hanno una necessità drammatica. Chiome. Sull'accordo di re maggiore, la dissonanza, bellissima questa frase qui, mi è rimasta impressa nella memoria. Quandangue insidioso, che raflamerbe ascono. Quando angue è un modo colto di dire serpente, quando un serpente insidioso che raflamerbe nascosto, ascoso, anche è un modo colto per dire nascosto,
Cioè lei raccoglie i fiori per adornarsi le chiome, ma tra l'erba c'era nascosto un serpente, lei va per prendere un fiore e il serpente. Siamo in Re maggiore, fa la settima. Quandangue, la settima deve scendere, scende a un si, che però non è un si come ci si aspetta, dominante tonica di sol maggiore. Quandangue insidioso, no, quandangue insidioso. Quindi Re settima che va a Mi minore, al secondo grado. Oso, che dissonanza. Ra tra l'erbe ascoso. Andiamo in Mi, dominante però col minore. Una quinta diminuita. Notare che non è la stessa velocità, non è mai. Le Ah, non è appunto la mano che raccoglieva i fiori, poveretta. Io mi ricordavo che aveva appunto la mano. No, mentre andava nei prati per raccogliere i fiori, un serpente le punge, le morde, perché i serpenti non pungono, ma si vede che il poeta non gli piaceva le morse, quindi preferisce le punse. Quarta e sesta, fa diesis, re, si. Quindi in Mi minore il si serve sia per l'accordo di dominante che per l'accordo di tonica e il canto rimane sul si. Si, la, si. Non è specificato se vuole il re diesis o no. Con velenoso dente, e qui cambio drammatico, deve raccontare cosa succede, va da Mi minore a Sol minore, passaggio veramente improbabile. Da qua sembra, così parlo Zarathustra. Immantinenti scolori. Quel si bemolle gli è servito di sol minore per andare alla settima do mi sol si. Allora, interessanti i numeri 3, 4, 3. 3 vuol dire do mi, quindi do mi sol si. 4 vuol dire do fa. Il La bemolle lo canta la voce, quindi Do fa La bemolle. Nel Settecento avrebbero scritto 4 e 6 col bemolle, cioè la sesta nota, Do, So, Do, La col bemolle. Qui siamo agli inizi del basso numerato e allora cercano, ogni compositore cerca le sue strade. Quindi il revisore propone il Mi bemolle. Io quando l'ho suonato, alla Cini suonavo basso continuo, ho messo Mi naturale. Poi di nuovo questo Fa minore. Nei suoi lumi sparir. Interessante, sentite queste note. Con in più sul Sol una quinta Fa si bemolle, poi Sol con un Si naturale. Beh, sono relazioni forti. E nei suoi lumi, cosa sono i lumi? È un modo poetico di dire gli occhi. E nei suoi occhi sparir quei lampi, ond'ella al sol fea scorno.
non è che lei lanciasse dei lampi, ma aveva degli occhi così belli che facevano ingelosire, rivaleggiavano e vincevano sul sole. I suoi occhi erano così belli che il sole impallidiva. Allora, a quanto pare, la messaggera era testimone perché nei suoi lumi sparirono quei lampi ond'ella al sol fea scorno. Cioè, si spegne la luce degli occhi, è molto ben descritto, molto drammatico. E nei suoi lumi sparir quei lampi. Cercando come una persona svenuta, cercando di farla rinvenire. Spiriti, che cos'erano questi spiriti? Vuol dire che li buttano in faccia dell'acqua fresca per farla rinvenire, come si fa con gli svenuti. Compossenti carmi, carmi vuol dire poesie, canti, non credo che si siano messi a cantare, probabilmente a urlare. E compossenti, dissonanza mi contro re, compossenti carmi, ma, e poi in controtempo, se hai, e qui questo bellissimo salto di sesta che sarà importante in ciò che segue. Ai nostro, niente faceva prevedere il fa diesis prima. Allora, siamo in la minore. Sarebbero due quinte parallele, ma lui anticipa il fa. La mi quinta, la fa sesta, si fa quinta. Vuole salire con tutte e due le mani, con tutte e due le voci, in basso e in alto, ma sono a distanza di quinta, quindi deve stare attento. Il sol, sesta, che diventa quinta. Alquanto aprendo, perché le languidi lumi, cioè gli occhi un po' spenti, aprendoli un poco, e te chiamando Orfeo, Orfeo, puro teatro musicale, una meraviglia. Languidi
sol diesis la in alto, ma per un po'. Allora fa do do diesis re in basso. Notate che anticipa sempre la quinta, cioè non è che fa, perché il marcato si è diminuita, sarebbe una quinta parallela. Quindi si fa quinta, mette la sesta, sol, e poi arriva la quinta. Do sol diesis, quinta, mette la sesta e poi arriva la quinta. Quindi praticamente lui sta facendo. Quanto prendo, poi da re minore va alla minore e te chiama, e poi a re maggiore, d'Orfeo. Poi su questo accordo do diesis dissonante, difficile da cantare, Orfeo. Salto di sesta che abbiamo già visto a inalza Orfeo, e qui di nuovo colpo di scena, era un Mi maggiore, diventa un Sol minore, si rallenta la musica dopo un grave settima diminuita. Allora, quello che è un salto di terza minore e sotto diventa un salto di quinta con l'accordo minore. Spiro fra queste braccia. Non so se il minore è un'idea del revisore o se c'è, perché non c'è scritto niente, potrebbe essere anche maggiore. Spiro fra queste braccia. Minore è più drammatico. Rimane sul re per parecchio, per dire con note lente e lunghe, si bemolle, accordo si re fa, e anche la musica rimane, si ferma tutto, piena al cor di pietà. Si, Mi bemolle sul Si di pietate. Attenzione, cosa succede qua? Mi bemolle ancora, che diventa Mi naturale. Incredibilmente bello. Ogni battuta c'è un'idea che segna la storia della musica. E che penso che abbia influito moltissimo su ciò che è avvenuto dopo. Non si poteva fare meglio tutto questo contenuto drammatico, anche la finale. Ed io rimasi piena al cor di pietate, perché quando uno muore l'altro ha pietà di lui, e di spavento, è interessante, di spavento per aver assistito a questa morte. Proprio lei era presente quando la povera Euridice, mentre voleva adornarsi i capelli di fiori e punta da un serpente, dopo il matrimonio, e punta da un serpente e muore. Beh, ci possiamo fermare. No, possiamo arrivare fino all'inizio del canto di Orfeo. Siamo in re. Monteverdi deve fare cacciare un urlo di dolore, di sgomento a un pastore. Sceglie la dissonanza molto forte, Re Mi. Non è facile per un cantante.
dissonanza che si risolve. E poi Fa-Sua, attenzione, doveva fare Fa-Sua cervo, dominante di La minore, Mi sol si diesis, La Fa-Sua cervo, ma poiché siamo in pieno dramma, butta un sol diesis, un'appoggiatura, siamo agli inizi delle appoggiature, abbellimento molto amato del Settecento, ma questo è il 1607. Caso acerbo, sol diesis contro la, acerbo. Poi di nuovo una dissonanza, prima era mi contro re, adesso è re contro la, una quarta. Fate, dissonanza, due consonanze. Fate. Mi, questa volta consonante, un salto impossibile a cantare, una settima minore, stelle vittoriose, ai ste, molto difficile per chi in scena deve cantare sta roba qua, stelle ingiuriose, stelle che ci avete non offeso, no, nel senso che ci avete dato del cretino, ma offeso nel senso che ci avete provocato un grande dolore. Ingiuriose qui è un po' tirato come senso, fare un'ingiuria, fare un danno. Ingiuriose, in controtempo, dissonante una quarta. E cos'è questo ciel? Un modo arcaico di dire cattivo, crudele, avaro. Non è stato generoso, è stato avaro. Generoso la faceva vivere felice, avaro l'ha fatta morire. C'è avaro. Cadenza normale. E qui il commento di un pastore che descrive Orfeo. Dissonanza, fa la do mi bemolle. Deve andare a un accordo di mi bemolle maggiore, ma non usa la dominante. Usa un grado sopra mi maggiore, fa la do. Descrive, rassembla l'infelice a un muto sasso, e ammutolito come un sasso. Rassembla l'infelice a un muto. Secondo eccedente, mi bemolle fa diesis. Muto sasso. E poi spiega, col mi naturale, che quarta e sesta, Monteverdi scrive 4. Troppo dolore, troppo dolore, dissonanza. È talmente forte il dolore che non può lamentarsi. Non può, scusate, ci versi bemolle. Troppo dolore, non può dolersi, cadenza normale. Salto di quarta eccedente, si bemolle mi naturale. Però stavolta fortunatamente preparato. Ai, va via il si bemolle. E poi dice: ben avrebbe un cuore di tigre o d'orsa. Avrebbe un cuore di tigre o di orsa, perché a quell'epoca si pensava, o perlomeno i poeti pensavano, che le tigri e le orse avrebbero, fossero crudeli, fossero incapaci di pietà e d'amore. Ben avrebbe. Ben avrebbe un cuore di tigre d'orsa. Chi l'avrebbe? Chi non sentisse del tuo mal pietate?
4 scritto sotto la re fa privo d'ogni tuo ben ti hanno tolto tutto. Un accordo di settima minore accordi moderni. Sembra una canzone di Gershwin.